però insomma sai cosa c'è, che stiamo parlando di una generazione di mostri, cioè i nostri padri, la generazione degli anni 20, no, i mostri. Ma una generazione che se ci mettiamo qua a fare un gioco e ognuno dice un nome, nato tra il 20 e il 30, andiamo avanti fino a domani, ripeto, tra Petri, Comencini, Scola, cioè autori che hanno fatto dei grandi scelte. No, da Visconti, dobbiamo andare avanti. E particolarmente lì. No, ma possiamo appunto fare questo giochino. Cioè, insomma, una generazione pazzesca che ha fatto veramente il grande cinema italiano. Ma questo è un problema per il cinema italiano di oggi. È un grosso problema. Il paragone è difficile da fare. È un grosso problema ed è anche un grosso problema legato alla nostra memoria. Io mi incazzo come una bestia perché, come dire, noi non abbiamo memoria storica. E allora io sento parlare dei B-movies, delle cose eccetera, e nessuno si ricorda più che esisteva un signore che si chiamava Elio Petri, Pietrangeli, cioè, totalmente dimenticato, mentre invece si ricordano Brasile. Sono i giovani che... No, stai bene, io sto parlando della cultura di blog, che tutto uguale a tutto, per cui Pierino e Nietzsche sono uguali a telegiornale, alla cosa, non è tutto, non è uguale a noi. Noi non possiamo cadere in questa trappola. Noi viviamo bombardati da immagini, ma le cose sono diverse, stili, ci sono cose che viaggiano alto e cose che viaggiano basso. Non possono essere mischiate tutte, non sono la stessa pappa, lo stesso blocco. Quindi io su questo mi fermo e mi dispiace perché i francesi, caro Gino, i francesi che vengono accusati di sciovinismo, in realtà hanno un amore per la loro memoria, per la loro storia, che ci danno una pista e ci fanno da esempio. Vi ringrazio molto. Forse per chiudere, come hai continuato a lavorare soprattutto per la televisione? Hai lavorato tu a scrivere, tu a dirigere e a scrivere con Simona, hai lavorato con altri registi, ce ne sono che ti hanno altri maestri musicisti, maestri, compositori diciamo, cioè, ce ne sono che ti hanno portato qualcosa di paragonabile con Morricone o assolutamente impossibile? No, paragonabile credo sia impossibile. No, ho lavorato con grandissimi, bravissimi artisti, professionisti, con Sigliotto, che vive e lavoro in America, ho fatto 2 o 3 film, abbiamo lavorato con Guerra, figlio di Tonino Guerra, che è veramente una persona di grande sensibilità, eccetera. Cioè, noi siamo un paese che ha, quindi, ha generato tanti talenti, tanti grandi direttori di fotografia, quindi voglio dire, siamo veramente fortunati. È chiaro, ripeto, quella generazione di Ennio viaggia a livello superiore e Ennio in particolare è veramente un maestro insuperabile. Attenzione, perché noi qui siamo in Italia, cioè critiche su Ennio Morricone negative, Non hai difficoltà a trovarle, basta per sbattere il suo nome su internet, hai voglia a trovare robe così, insomma. Ma se tu esci da questo paese, io sono mezzo inglese, mia madre, che se n'è andata poco tempo fa, aveva un piccolo appartamento di fianco al Royal Albert Hall, che è questo palazzo straordinario dove fanno di tutto, fanno musica, eccetera, e regolarmente tutti gli anni mi andavo a trovare e vedevo annunciato il concerto del maestro Ennio Morricone. Lui andava a suonare lì una volta ogni 2 anni, e in Norvegia da mio fratello Thomas, e negli Stati Uniti, quando dicevo Ennio Morricone la gente si indignava. Cioè Ennio Morricone è in assoluto, oggi come oggi, il più grande musicista contemporaneo, perlomeno di cinema, se non